Salve care amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan per un nuovo video per esprimervi delle idee e dei pensieri su un tema che già ho trattato ieri o l'altro ieri, sui tragici avvenimenti del terremoto in centro Italia. Purtroppo la situazione non fa che aggravarsi perché arrivano delle nuove onde sismiche una dietro l'altra e a me viene da domandarmi ancora una volta se veramente questo terremoto non andrà incontro a tutte le tangenti a cui è andato lo scorso terremoto, perché il rischio è quello che si ripeta in vari eventi. Vi ricordate che l'Expo, non so se era l'Expo 2015, doveva essere libero da tangenti? Ebbene, adesso gli organizzatori dell'Expo stanno tutti indagati. Anzi, ne hanno arrestato qualcuno, eppure i dirigenti politici e i funzionari dicevano che era libero da tangenti. Voglio vedere se l'inquadratura è venuta bene. Sì, scusate, perché oggi ho improvvisato un supporto con elementi nuovi. Due scatole delle sfere cinesi e una scatola di cartone. Quindi non sapevo se venivo sfocato fuori campo. Mi sto filmando con un Nokia Asha 302 perché sono disoccupato. Ma dicevo, vi ricordavate forse vi stavate ricordando prima di come l'Expo doveva essere libero da tangenti, da corruzione, da mafia? Ci garantivano che era tutto controllato e avevano fatto degli organismi di controllo. Alla faccia di tutti noi, quegli organismi di controllo non solo erano corrotti, ma li avevano fatti i corruttori stessi. Ma anche il terremoto dell'Aquila, e poi ai telegiornali ci dicono un altro terremoto dopo quello di 7 anni fa, del 2009. Ma è una bugia. C'è stato pure uno scismo. Un terremoto nel 2012. Perché non parlano anche del terremoto del 2012? Per un semplice fatto: vogliono lenire l'impatto di questo tragico evento rimandando a un evento di molto anteriore. Il primo esempio che hanno fatto nei TG della Rai è stato un terremoto devastante come quello di 7 anni fa, del 2009. Invece dovevano aver detto un terremoto devastante come quello del 2012, di 4 anni fa. Quindi non è che in Italia c'è un terremoto ogni 7-8 anni, c'è ogni 3-4 anni. Però se si rimuove dalla coscienza gli ultimi terremoti, allora beh, uno dice: vabbè, che vuoi che sia, ogni 10 anni c'è un terremoto, non ogni 5-4. La verità è che io ho fatto molti video parlando di come l'incuria, la negligenza, la mancanza di organizzazione, le tangenti, la corruzione, la speculazione, la malavita, la mafia hanno fatto che uno sia vulnerabile non solo ai terremoti che magari sono imprevisibili, anche se come è successo nell'Aquila hanno costruito tutto senza rispettare le norme antisismiche. Lì dove hanno rispettato le norme antisismiche non è caduto nulla. Ma in un periodo in cui già c'erano normative di costruzione antisismiche, loro se ne sono fregati e hanno costruito male lo stesso. Ma per quanto riguarda gli sversamenti fluviali, le inondazioni,
e tutto il resto si potrebbero prevedere. Infatti, quest'inverno, ossia lo scorso inverno, in Italia, perché adesso sta arrivando l'autunno, ma no, sì, l'inverno passato in Italia. Ci sono state tante inondazioni, ci sono state tante inondazioni, tanti nubifragi, tanti strempamenti di fiumi, molti dei quali si potevano evitare, perlomeno lenire, ma non si dice molto di questo. Se il sistema pubblico non migliora, andremo sempre peggio, perché con questo del cambiamento climatico, le cose si faranno sempre più tremende, più rigide, più dure da soffrire. E quindi niente, fino a che punto? E io faccio questo video così, è uno spunto. Magari rispondete al video. Fino a che punto credete voi, come cittadini, che il terremoto del 2016 del Centro Italia sarà esente da corruzioni e da tangenti? Se lo stesso Expo, che era annunciato come esente da tangenti, invece è stato un proliferare di tangentisti. Se le Olimpiadi del Brasile, adesso del 2016, sono state un proliferare di tangentisti, perché già è stata destituita Dilma Rousseff e stanno indagando il vicepresidente che l'ha sostituita. Di fatto mi sembra che lo hanno dimesso prima delle Olimpiadi. E lo stesso terremoto dell'Abruzzo è stato un covo di tangenti. Quindi faccio questo video per vedere cosa ne pensate, commentatelo, se questo terremoto sarà a salvo dalle tangenti o no. E poi bisogna anche parlare di come sono stati gestiti i soccorsi, perché molti dicono e no. A poche ore dalla tragedia è meglio lasciar perdere le polemiche. E no, caro mio, perché se l'ambulanza ti arriva tardi, il ferito ti muore. Poi che gli racconti alla famiglia? Che non è tempo di fare polemiche. Ah, no, per carità. Perché chi rimane male non è la vittima, ma chi doveva prestargli tempestivi soccorsi. E allora così non si ragiona. Così si parla. A sproposito, e poi sono quelli del governo di adesso, perché quando stavano all'opposizione, le accuse che muovevano contro Silvio Berlusconi e la sua amministrazione per intempestivi soccorsi. Adesso che ci stanno loro al governo, non vogliono essere accusati di intempestivi soccorsi. Non è tempo di polemiche, è tempo di aiutarsi. Invece no. Se io sono gravemente malato e l'ambulanza mi arriva 80 minuti dopo che della chiamata, io posso già essere morto di infarto da 60 minuti. E quindi è tempo sempre di fare non polemiche, ma di prendere in esame la modalità, la forma in cui sono gestiti i soccorsi che tutti i cittadini pagano, che tutti i cittadini paghiamo con le tasse e che devono essere ben amministrati, perché se no non servono. L'ambulanza che ti arriva per soccorrere un infartato quando è già morto non serve più, serve il carro funebri. Quindi è bene sapere come si controlla l'emergenza in un territorio, come si gestisce i piani di fuga che ci sono, come si può mettere in sicurezza un territorio, come dare soccorso alla gente. E tutto questo passa anche per la corruzione. Per quello dico, l'Expo 2015, non credo sia stato 2016, 2015. L'Expo dicevano che era tangenti free, questi slogan tipo mischia di inglese e anglosassone, no? Invece non è stato tangenti free, è stato pieno di tangenti. Per costruire addirittura hanno chiesto tangenti per costruire vari padiglioni dei vari paesi. Addirittura il Vaticano ha pagato un sovrappezzo, 33 miliardi, il Papa si è incazzato quando ne avevano
preventivati 3 miliardi, poi hanno finito per pagare per le scenografie 33 miliardi. Adesso, con la differenza di 30 miliardi, quanti bambini denutriti aiuti nel mondo con 30 miliardi di euro? Solo per fare una scenografia che poi non so che cazzo andavano a rappresentare. Quindi, mi raccomando, commentate questo video o nelle discussioni del canale o in Google Plus o in Facebook. Vi sembra che se l'Expo non è stato libero di tangenti e se il terremoto dell'Abruzzo, ma anche il terremoto 2012 che c'è stato non so dove, non è stato libero di tangenti, questo terremoto possa essere libero di tangenti? Perché in Irpinia, mi sembra, tanti decadi fa c'è stato un terremoto, ancora la gente vive nel container e si continua a spendere per il terremoto dell'Irpinia. Una delle varie accise che ci addizionali che paghiamo sulla benzina è per il terremoto dell'Irpinia, la ricostruzione di Irpinia, però non si è mai ricostruito quel paese del sud, eppure continuano a prenderci tasse, aliquote sulla benzina, sull'energia elettrica, su tutto per ricostruire l'Irpinia. Non so se sta nel Molise. Ancora continuano a mangiare sulla ricostruzione del terremoto dell'Irpinia, credo che era, adesso non ho in mente, e non hanno ricostruito nulla. La gente continua a vivere nei container, e poi se hanno ricostruito qualcosa di cattissima qualità che si riempie subito di muffa, come le case precarie che hanno costruito in Abruzzo senza ricostruire ancora il centro storico, perché ci sono un sacco di macerie. Eppure a Firenze, e quando c'è stato un terremoto, hanno ricostruito subito. Hanno ricostruito Firenze anche dopo l'inondazione, che hanno sofferto inondazioni, terremoti. Perché in Abruzzo no? Perché in Assisi no? Credo che nel 2012 c'è stato il terremoto in Assisi. Perché in Irpinia no? Credo che era Irpinia. Beh, come dire, non voglio fare un video largo, voglio seguire i suggerimenti del nostro amico che ho citato anteriormente, però mi raccomando, rispondetemi a questa domanda. Credete voi che si riesca a salvare questo piano di ricostruzione del centro dei paesi, dei comuni del centro Italia colpiti dal terremoto? Dalle tangenti che il piano di ricostruzione, gli appalti dei piani di ricostruzione possano essere liberi dalle tangenti, oppure succederà come tutte le volte anteriori, escludendo Firenze, cioè l'Expo, i mondiali di calcio che si sono fatti nel passato, il terremoto del 2012, il terremoto di Irpinia, il terremoto di 7 anni fa in Abruzzo. Aspetto una risposta. Grazie di seguirmi. Qui una volta ancora il vostro Sant'Enchan vi saluta, cari amiche ed amici. Vi ringrazio di tutto il vostro appoggio. Mi incontrate in Facebook, Google Plus, Twitter, Instagram, Vine, YouTube, naturalmente, se mi state guardando in YouTube. E soprattutto mi incontrate con un browser, un ricercatore di internet, cercando Sant'Enchan fra virgolette, tanto come foto, come video, come articoli. Vi lascio ad un'altra volta, grazie di seguirmi. A presto, mi raccomando, sono disoccupato, vorrei che YouTube mi desse 100 dollari. Guardate il più possibile i miei video, aiutatemi. Ciao.